appunto. Le promesse sono belle, ma bisogna mantenerle, e quindi in 3 mesi da terremoto purtroppo non abbiamo visto tante quelle belle promesse che ci avevano dato. Quindi bisogna anticipare la burocrazia e il ripristino delle case lesionate, perché non si può vivere in un container per lungo tempo. Tra Camerino e Visso, zona montana, zona che era, piccoli paesi che erano, furono, io penso così, perché non lo so se saranno. E la zona nostra vive con l'agricoltura, vive con il bestiame, vive con il turismo, non c'è più niente. Hanno prima fatto morire tutte le bestie e mo piano piano stanno a far morire le persone. Lo Stato doveva pagare i proprietari dei campeggi e degli alberghi per ospitare queste persone. Ci sono i soldi bloccati, ancora al momento non hanno dato i soldi. Ci sono albergatori che hanno smesso di dare i soldi e lo stipendio ai propri dipendenti perché hanno finito i soldi e non ce li hanno più. Noi viviamo in uno Stato che non dovrebbe chiamarsi Italia, dovrebbe chiamarsi burocrazia di merda. Vaffanculo!